Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi torniamo a parlare di scrittura e pubblicazione di un libro. Ogni tanto su Instagram mi arrivano delle domande, delle richieste di informazioni su questo argomento e avevo deciso da tempo di fare un video nel quale rispondevo a quelle che mi sono state fatte più spesso. Ho colto l'occasione per chiedervi in una delle ultime storie che ho messo su Instagram appunto quali fossero delle domande che avevate voi sul mondo della scrittura e sulla pubblicazione di un romanzo, in modo da poter rispondere anche a quelle sempre in questo video. E così avete fatto, mi avete lasciato un sacco di domande interessanti e risponderò a tutte quelle che mi avete fatto, comprese quelle che ricevo più di frequente nei vari mesi dalle persone che vedono i miei vecchi video di questa playlist. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Comincio ovviamente col dirvi che giro questo video perché io ho pubblicato un romanzo ed è questo qui, Viaggi tra sogni di carta, un romanzo che appunto è stato pubblicato ormai un paio di anni fa, se non erro, perché io con le date sono un disastro comunque, e attualmente sto scrivendo un nuovo libro. Visto che ci sono tra di voi molti aspiranti scrittori o comunque persone curiose di sapere come sono i meccanismi che stanno dietro la scrittura e la pubblicazione di un romanzo, sono qui per rispondervi. Ho tutte le domande salvate sul cellulare. Cercherò di concentrarmi prima sulle domande che riguardano la scrittura e poi quelle sulla pubblicazione. Hai mai avuto il blocco dello scrittore? Sì, purtroppo sì. Per la scrittura di questo romanzo credo di no, nel senso che all'incirca, in meno di un anno io l'ho scritto sicuramente, e quindi no, direi che ho scritto con costanza. Però per quanto riguarda la scrittura successiva a questo, sì, ho avuto dei blocchi dello scrittore. In particolare ho iniziato a scrivere un libro, un nuovo romanzo, mi piaceva moltissimo all'inizio, ho avuto un blocco molto forte, non riuscivo ad andare avanti, la storia non mi prendeva più, non sapevo più come farla proseguire e alla fine, dopo tanto combattimento interiore, ho deciso di lasciare quella storia e iniziarne un'altra. Quindi ho iniziato un nuovo romanzo che sto scrivendo adesso e che per fortuna sembra essere molto più produttivo, nel senso che riesco a scrivere con più costanza e anzi ho già in mente insomma tutto quello che voglio portare su carta. E quindi ci sono, come ci sono i blocchi del lettore, ci sono quelli dello scrittore. Diciamo che ci sono dei modi anche per superarlo, io ho girato un video proprio su questo, quindi ve lo lascio qui e giù nell'info box in modo che possiate eventualmente vedere quali sono le mie strategie per cercare di superare il blocco dello scrittore, quando è superabile. Ti sei fatta prima uno schema con tutti gli eventi salienti e poi li hai uniti, oppure hai iniziato da pagina 1? Allora, quando scrivo io un libro ho una base generica che preparo prima, quindi sì, ho in mente a grandi linee la storia e come voglio che, insomma, gli eventi si svolgano. Però poi comincio a scrivere, i dettagli mi vengono in mente tutti mentre scrivo. A volte, mentre sto scrivendo, mi vengono delle idee per dei capitoli futuri, allora me li appunto e cerco magari di rispettarli, perché in quel momento li considero validi e me li appunto solo per non dimenticarli. E a volte può anche succedere che la storia mi porti da un'altra parte rispetto a dove pensavo che andassi all'inizio. Però tendenzialmente faccio così, una base ce l'ho dal principio, ma capitolo dopo capitolo i dettagli vengono fuori e decido poi, insomma, tutto il percorso da far percorrere per l'appunto ai vari personaggi. Come creare un libro giallo, thriller, senza cadere nella banalità? Adoro Zafon e vorrei tanto ispirarmi a lui. Allora, io non ho mai scritto gialli o thriller, nel senso che questo è un romanzo e quello che sto scrivendo adesso è un romanzo. Sicuramente il fatto di cadere nella banalità è una domanda che mi viene posta spesso, nel senso che si ha paura di scrivere qualcosa che è già stato scritto. Io credo che non ci sia nulla di male a ispirarsi a degli scrittori che ci piacciono, io stessa lo faccio. Il trucco è pensare
pensare che se anche quella determinata cosa noi pensiamo che in qualche maniera sia già stata scritta, in realtà non è mai stata scritta da noi. Quindi avrà sempre quel particolare che lo contraddistingue, perché è una storia personale, una storia nostra che viene dalla nostra mano e dalla nostra penna. Ovviamente per tutto c'è un limite, non si deve copiare passo passo la storia di qualcun altro o le frasi di qualcun altro, però allo stesso tempo quando si pensa che uno scrittore sia particolarmente bravo per noi, non c'è niente di male a prendere spunto, perché come piace a noi piacerà anche ad altri. Io per esempio quando leggo dei libri mi ispiro molto, magari mi piace il modo in cui uno scrittore delinea dei personaggi, faccio caso ai trucchi che usa, alle caratteristiche che mette in risalto, a come li descrive, e allora penso, secondo me questo funziona, come funziona per me, magari funziona anche per qualcun altro, e cerco di farlo mio. Imparare da chi ha già fatto e chi è migliore di noi è una cosa che faremo probabilmente per tutta la vita. Per quanto riguarda i gialli e i thriller, probabilmente la cosa migliore è farlo leggere a qualcun altro, perché ovvio lo scrittore alla fine, che è l'assassino, lo sa, perché è lui che sta scrivendo il libro, però magari l'opinione di qualcun altro può essere la svolta giusta per capire se uno è sulla direzione corretta oppure no. Come rendere un libro leggero, avere la sensazione che quelle pagine scorrono veloci? Allora, per rispondere a questa domanda do quello che è il mio consiglio personalissimo, questo funziona con me perlomeno, ovvero rileggere le parti che ho scritto dopo un po' di tempo, nel senso che mi capita di scrivere dei capitoli e solitamente li rileggo subito, giusto per togliere gli errori di battitura o le ripetizioni che posso non aver notato nel momento in cui scrivevo. Però nel momento in cui lo vado a rileggere con attenzione, faccio sempre passare un po' di tempo, magari anche 2-3 settimane. Nel frattempo vado avanti con la storia, però ecco, ritorno alla lettura di quello che ho scritto con un po' di tempo, cioè un po' di tempo dopo. Questo mi permette di vederlo con occhi nuovi. A me succede così, delle volte penso addirittura: wow, ma questa cosa l'ho scritta io! Cioè, questo per farvi capire che la distanza di tempo, dato che l'ho scritto e poi non ci ho quasi più ripensato per tutto quel tempo, me la fa apparire molto nuova. E allora a quel punto mi rendo conto di se funziona o no. Se mentre lo rileggo mi accorgo che mi annoio, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va e devo rimaneggiarlo. Se invece i miei occhi scorrono veloci e vado avanti fino alla fine del capitolo, vuol dire che funziona e che ho scritto bene in maniera accattivante. Questi sono, chiaramente lo ripeto anche qui, dei piccoli consigli che do per la mia esperienza, per come faccio io non sono una scrittrice di professione, però so che tante persone vorrebbero pubblicare il loro libro e forse dei piccoli consigli come i miei, che con me funzionano, magari funzionano anche con voi, potrebbero insomma tornare utili. Secondo te serve studiare scrittura o simili per scrivere un libro? Non è indispensabile, però secondo me è utile. Io non l'ho fatto, non ho mai partecipato a corsi di scrittura creativa, però mi sarebbe piaciuto farlo e secondo me è una cosa che può soltanto arricchire, quindi io consiglio di farlo, prima di tutto perché se si hanno delle difficoltà, come per esempio scrivere i dialoghi, ed è infatti una domanda, subito dopo vi leggerò una domanda che riguarda proprio i dialoghi, per esempio appunto se uno ha delle difficoltà per la scrittura dei dialoghi o per le descrizioni, non so, dei paesaggi eccetera, partecipare ad un corso del genere aiuta anche ad affinare un po' le abilità negli ambiti dove ci sentiamo un pochino più scarsi o carenti. In ogni caso dà una panoramica su tanti aspetti della scrittura, su tante sfaccettature della scrittura che secondo me non possono che portare qualcosa in più al vostro romanzo. Vorrei chiederti un consiglio: essendo uno scrittore emergente, quando dovrò proporre ad un'eventuale casa editrice di leggere il mio libro, avranno anche modo di correggere e consigliare su alcuni punti? Perché ti spiego, ho l'idea in testa da molti anni e pian piano si sta sviluppando, ma ho paura di non rispettare alcuni standard che la redazione di un libro impone. A questo punto ho chiesto quindi alla persona che mi aveva scritto che cosa intendesse per standard, che appunto ha paura di non rispettare, e mi ha risposto così: ad esempio riscontro difficoltà nella scrittura di dialoghi, punteggiatura al punto giusto eccetera, prendo spunto da altri libri letti, però ho notato questo tipo di difficoltà. Allora, quando il romanzo è stato inviato alle case editrici, queste lo leggono e valutano se ci sia o meno del potenziale per poterlo pubblicare. Ovviamente sì, la casa editrice, una volta che ha deciso di pubblicare il vostro libro e avete preso gli accordi necessari, firmato il contratto eccetera,
corregge il romanzo per appunto vedere se ci sono eventuali errori, magari errori di battitura o degli errori di distrazione o anche degli errori insomma grammaticali da dover correggere. Ci tengo però a dire che ovviamente un libro deve partire, diciamo, ben scritto, nel senso che difficilmente un libro con molti errori grammaticali o molti errori anche soltanto di battitura potrebbe non venir considerato, perché comunque si ritiene che il lavoro principale deve essere fatto dallo scrittore, il quale deve aver uno, ricontrollato bene il suo manoscritto, e due, conoscere chiaramente le basi della scrittura, a questo punto anche grammaticali. Quindi io direi che l'aiuto o comunque la correzione da parte della casa editrice c'è, ma non deve essere una cosa troppo radicale. Per quanto riguarda per esempio la scrittura dei dialoghi, come mi ha sottolineato, è vero, i dialoghi sono difficili da scrivere perché devono essere naturali, ma non devono essere identici alla realtà. So che questo può sembrare strano, però è così. Non si può riportare su un libro un dialogo pari pari a come verrebbe fatto nella realtà, ma allo stesso tempo non deve sembrare troppo artificioso. Quindi, in questo caso, secondo me la cosa migliore da fare è esercitarsi molto prima. Per non rischiare di aver scritto un bel libro, i cui dialoghi però sono un po' scorretti o scadenti, e la casa editrice non voglia pubblicare un libro del genere perché c'è un po' troppo lavoro da fare per l'appunto sulla sezione dialoghi. Quindi il mio consiglio è quello di esercitarsi un po', quindi guardare come hanno scritto i dialoghi altre persone, quindi altri scrittori, cercare di scriverne tanti, magari ideando situazioni sempre diverse, composte solo da dialoghi, rileggerli e valutare o farli leggere addirittura a qualcun altro, in modo che possano valutare se quel dialogo sembra troppo artificioso o se invece funziona. Questo è il mio consiglio. Bene, adesso passiamo alle domande sulla pubblicazione del libro. Questo libro ha rispecchiato le tue aspettative di vendita, di successo, eccetera? Allora, considerate che questo è stato il mio primo romanzo, sono una scrittrice emergente, quindi totalmente sconosciuta, parliamoci chiaro. Quindi sì, ha rispecchiato le mie aspettative, nel senso che è stato un libro piuttosto venduto, perché non è stato venduto soltanto nella mia zona o grazie alle presentazioni che ho fatto, perché ho fatto 3 o 4 presentazioni del libro e in tutte le presentazioni è andata bene, insomma, le persone l'hanno comprato, ma il libro è stato comprato anche fuori da questi contesti, quindi da persone che mi conoscono per l'appunto grazie a Instagram o a YouTube, o persone che ne avevano sentito parlare. Pensate che una copia del mio romanzo è andata in Germania e una addirittura negli Stati Uniti, quindi è stata per me una grandissima soddisfazione. Per quanto riguarda invece la soddisfazione del lettore che ha letto la mia storia, beh, in questo caso i risultati hanno di gran lunga superato le mie aspettative. Il libro è piaciuto moltissimo, in tanti mi hanno scritto poi in privato o mi hanno addirittura fermata per strada per dirmi quanto il libro fosse piaciuto. Si sono sentiti coinvolti dalla storia, è piaciuta l'idea che era alla base del libro, il fatto che da un certo punto in poi avevano voglia proprio di andare avanti veloce per scoprire come la storia andava a finire, quindi questo era anche il mio intento. È stata una soddisfazione enorme, indipendentemente dai numeri, quelli non sono importanti, l'importante è arrivare al cuore del lettore. È stato bello ricevere tanti commenti positivi che ovviamente mi hanno anche tirata su, mi hanno anche spronata ad andare avanti. Come si propone il proprio manoscritto e quanto si ha voce in capitolo rispetto all'editor? Allora, il manoscritto come l'ho proposto io è semplicemente inviandolo alle varie case editrici. Per ognuna di queste andavo sul sito internet per capire qual era la linea editoriale di quella casa editrice, ovviamente, perché non l'ho inviata a caso a tutti, non ho inviato il libro a tutti, ma ho chiaramente valutato quali erano le case editrici che potevano pubblicare il mio romanzo e l'ho semplicemente inviato seguendo le modalità richieste dalle varie case editrici, quindi o per email o in cartaceo o allegandolo in un form apposito sul sito, in base insomma alle richieste. Quindi questo è il modo di proporlo. Mi ricollego qui ad una domanda che mi è stata fatta molto spesso in privato, ed è quella di: non avevi paura che il tuo manoscritto venisse rubato nel momento in cui cominci a inviarlo a tutti? Questa è una domanda che mi viene fatta spessissimo e appunto mi viene chiesto come si può proteggere la proprietà di un romanzo. La mia risposta qui è che io in quel momento non me lo sono mai chiesto, quindi io l'ho semplicemente inviato.
Ovviamente l'ho inviato per email a case o insomma attraverso i form di contatto a case editrici che stavano lavorando, quindi case editrici che pubblicavano libri, che erano presentazioni del libro, quindi mi aspettavo comunque serietà anche dall'altra parte e non ho mai avuto nessun tipo di problema per quanto riguarda eventuali furti del libro, anche perché credo che nel caso in cui accadesse una cosa del genere è possibile comunque dimostrare la paternità insomma del romanzo, anche se ovviamente su questo non ho informazioni certe perché non ho mai sentito di casi in cui appunto venisse rubata l'idea di un romanzo. C'è la possibilità di attraverso la SIAE di mettere dei diritti d'autore sul proprio romanzo in modo che questo non possa più essere rubato, sempre tra virgolette, però io questa opzione non so mai se consigliarla perché io personalmente non l'ho fatto. Avevo iniziato a scrivere questo libro pubblicando i vari capitoli su un blog che avevo all'epoca, ecco questo ho evitato di farlo, dopo i primi 2-3 capitoli ho deciso di smettere perché lì effettivamente avevo paura che qualcuno potesse vedere un'idea dietro a quelle pagine e potesse decidere di rubarmi i capitoli, però nel momento in cui era tutto pronto ho semplicemente inviato il manoscritto. L'altra domanda che mi è stata fatta insieme a questa era appunto quanto sia voce in capitolo rispetto all'editor. Allora, l'editor non stravolge il romanzo, nel mio caso assolutamente non è successo così, anche perché insomma il lavoro dello scrittore è scrivere il romanzo, quindi l'editor mette bocca tra virgolette su alcuni piccolissimi particolari che possono essere corrette all'interno del libro e poi ovviamente sulla copertina, sull'impaginazione eccetera, cose sulle quali io non ho mai avuto niente da ridire. Sicuramente il lavoro viene fatto in collaborazione tra editore e scrittore, quindi si cerca un accordo, qualcosa che vada bene a entrambi. Per esempio per quanto riguarda la copertina mi è stata inviata a me questa copertina chiedendo se mi piacesse, quindi insomma è ovvio che non mi è stato imposto assolutamente nulla e non ho dovuto cambiare niente perché questa copertina mi piaceva tantissimo, mi piace tuttora moltissimo e quindi siamo andati per quella. Però è anche vero che all'inizio mi hanno chiesto più o meno qual era la mia idea di copertina, che cosa immaginavo ci dovesse essere di fronte, ecco, nel primo impatto che le persone avrebbero avuto del mio libro. Quindi c'è un dialogo dall'inizio alla fine. Se si volesse fare una pubblicazione e si è alle prime armi, a chi ci si deve affidare? Allora, io non mi sono affidata a nessuno, quindi ho semplicemente inviato il mio manoscritto e nel momento in cui mi hanno cominciato a rispondere alcune case editrici ho valutato le offerte che mi venivano fatte in maniera totalmente autonoma o eventualmente informandomi un po' su internet. Nel momento in cui sono stata contattata da Algra Editore, che ha poi appunto pubblicato il mio libro, io avevo delle domande e le ho fatte a loro direttamente e loro mi hanno risposto in maniera molto esaustiva, educata, erano super disponibili e mi hanno informata su come funziona per esempio la percezione che deve avere lo scrittore sulla vendita del libro, trattandosi chiaramente nel mio caso di scrittrice emergente, mi hanno spiegato come funziona in questi casi, come funziona l'anticipo su un libro e così via. Però per il mio secondo romanzo ho intenzione di affidarmi ad un agente letterario, quindi diciamo che non saprei consigliare, nella mia esperienza è andata bene così, perché credevo molto nel mio libro e ho voluto capire prima da sola come funzionasse l'ambiente. Dopo quanto tempo ti hanno pubblicato il libro? Allora, io ho finito di scrivere il libro a dicembre di un anno che non ricordo in maniera specifica, comunque a dicembre, e ho impiegato meno di un anno per scriverlo tutto, poi ho impiegato alcuni mesi, circa 2-3 mesi per la correzione e quindi diciamo che poi ho cominciato a cercare a mandare il manoscritto alle varie case editrici. Direi quindi, io non ricordo alla perfezione, però direi più o meno ho impiegato tra la fine della scrittura del libro e la pubblicazione all'incirca un anno. Bene, siamo arrivati all'ultima domanda, quella che mi viene fatta più spesso e che forse vi interesserà di più. Ha dei costi la pubblicazione di un romanzo? E qui mi devo rimboccare le maniche per rispondere a questa domanda, perché mi capita spesso di ricevere dei messaggi da persone che mi dicono: ho appena visto il tuo video sulla pubblicazione del libro che ho pubblicato diverso tempo fa, volevo sapere ma te quanto hai pagato per pubblicare il libro? E io da lì capisco che non hanno assolutamente guardato il mio video, perché non mi farebbero una domanda del genere. Allora, rispondiamo: quanto costa pubblicare un libro? Zero!
Questo è il prezzo che dovete pagare voi per pubblicare un libro. Zero. Ho un'opinione abbastanza forte su questo argomento, nel senso che io non credo nell'autopubblicazione e non autopubblicherò, non mi autopubblicherò mai niente. So che non tutti saranno d'accordo con me, però questo è quello che penso. Nel senso che io se sto lavorando, se ho lavorato ad un libro, voglio che il mio lavoro venga remunerato e non che io debba pagare perché il libro venga pubblicato, stampato e venduto. Inoltre l'autopubblicazione mette un libro, un'opera in un mare pieno di centinaia, di migliaia di libri scritti male, perché diciamoci la verità, è vero che c'è l'eccezione, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, quindi l'eccezione di un libro che è stato rifiutato dalle case editrici, viene autopubblicato, grandissimo successo, in verità insomma era un talento incompreso, eccetera eccetera. Ma quante volte succede una cosa del genere? È molto più semplice trovare tra i libri autopubblicati storie scadenti, e su questo io non mi nascondo, non mi vergogno a dirlo, non tutte sono scadenti, nessuno si senta offeso da questo, ma così è. Io ho provato a leggere dei libri che mi sono stati inviati da scrittori emergenti che si sono autopubblicati e quasi mai mi sono piaciuti, purtroppo, tanto che adesso non leggo praticamente nessun libro di autori che sono autopubblicati. Anche qui ci sono delle eccezioni, me ne è capitato uno che mi è piaciuto veramente tanto, e infatti feci presente alla scrittrice che sicuramente quel libro sarebbe stato pubblicato da qualsiasi casa editrice perché era veramente molto molto bello. Per il resto, purtroppo, ci sono tante persone che si approcciano al mondo della scrittura di un libro in maniera ingenua e che magari non sanno farlo nella maniera migliore, non sanno scrivere nella maniera migliore, e magari ricevono qualche no dalle case editrici e allora decidono di autopubblicarsi senza mettere in discussione la loro capacità di scrittura. Oppure ci sono persone che non hanno semplicemente voglia di attendere magari così tanti mesi per una risposta di una casa editrice, o che magari si aspettano di essere pubblicati solo da Mondadori, Feltrinelli, eccetera, e non accettano niente di meno, e quindi decidono di prendere la strada più breve, che è quella dell'autopubblicazione. Quello che sto dicendo è una cosa, mi aspetto dei commenti negativi, speriamo che ovviamente siano sempre educati, perché altrimenti se sono offensivi io li cancello, lo dico con tutta la sincerità del mondo. E comunque questo è quello che penso, ecco, per il momento. Il mio obiettivo era quello di pubblicare a costo zero, e così ho fatto. Ho pubblicato con una casa editrice con la quale ho firmato un contratto e ho ricevuto una percentuale su ogni libro venduto. Punto, questo è stato il mio lavoro, io ci ho solo guadagnato. Ho organizzato chiaramente delle presentazioni, anche io mi sono dovuta impegnare per la promozione del mio libro, però ecco, il libro era poi presente su tutti i cataloghi in internet, era ordinabile da qualsiasi parte del mondo, e insomma non aver speso niente per me è stato un grandissimo successo. Sono curiosa di sapere la vostra opinione, come ho detto so che ci sono delle eccezioni, però diciamo che tendenzialmente la regola è questa, quindi io non spenderò mai per pubblicare il mio libro, io voglio guadagnare dal lavoro che ho fatto. Bene, questo è quello che io penso, quindi nel momento in cui mi viene posta la domanda quanto costa, io dico zero, perché questo è il costo che dovrebbe avere pubblicare un libro, zero. Però ecco, se poi qualcuno si vuole affidare a case editrici che fanno pagare, cioè le scelte sono totalmente personali e non giudico nessuno. Magari seguite anche l'account di Bookblister, che è una donna meravigliosa che parla di editoria, la quale la pensa come me, è totalmente contraria alle case editrici che si fanno pagare, quindi seguite anche le sue storie, perché è un parere più tecnico, più professionale del mio, e vi saprà spiegare in maniera migliore qual è la strada giusta da prendere, e che magari per scrivere un libro ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta forza, tanta pazienza, e a volte bisogna anche prendere in considerazione l'idea di cercare di esercitarsi un po' di più prima di entrare nel mondo dell'editoria, oppure di tentare ancora per un po' se davvero si crede nella nostra opera. È quello che avrei fatto io, è quello che ho fatto io, e il risultato alla fine è arrivato. Bene ragazzi, ho parlato anche troppo, queste sono le domande che mi avete fatto, spero di aver risposto in maniera esaustiva a tutte, ma se ve ne vengono in mente altre io vi aspetto sotto, ovviamente, così abbiamo modo di chiacchierare ancora. Fatemi sapere quali sono le vostre esperienze, le vostre opinioni un po' per tutti gli argomenti, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!